Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlare un attimino più a fondo del livello 2 del modello ISO-OSI. Questo perché alcuni studenti delle scuole superiori mi hanno detto che gli insegnanti diciamo vanno un po' più a fondo sul fatto che il livello 2 del modello ISO-OSI in realtà è suddiviso in due sottolivelli. Abbiamo il sottolivello LLC, Logical Link Control, e il sottolivello Media Access Control, cioè MAC. Poi ovviamente abbiamo il livello fisico a livello 1, mentre a livello 3 abbiamo il livello network. Questo è, diciamo, la separazione del modello ISO-OSI. Che cosa succede? Succede che molti appunto insegnanti mi dicono, i ragazzi, che sul livello 2 nominano questa suddivisione e qualcuno si è trovato in difficoltà nello studiare questo tipo di suddivisione in due sottolivelli. In realtà questi due sottolivelli vanno affrontati in maniera molto semplice, nel senso che il sottolivello LLC, cioè Logical Link Control, è quel sottolivello che è a diretto contatto con il livello 3 network e che in realtà si preoccupa di fare nello specifico, per quello che interessa a noi, per l'obiettivo che abbiamo noi in questo corso, si interessa di fare sostanzialmente due cose molto semplici. Offre sostanzialmente il controllo di flusso, controllo del flusso dati ovviamente, e poi andremo nello specifico a capire di che cosa si sta parlando. In seconda battuta si preoccupa della gestione degli acknowledgement. Abbiamo visto in altri video che cosa sono gli ACK e vi rimando a quelle lezioni. E questo è la responsabilità appunto di quello che è il Logical Link Control. Per quanto riguarda invece il sottolivello MAC, il Media Access Control, è quel sottolivello che ha più a che fare con il livello fisico e che quindi sostanzialmente offre un servizio tale per cui deve disciplinare l'accesso multiplo al canale che abbiamo visto essere condiviso, ok? Quindi in realtà ha a che fare con tutti quelli che sono anche i protocolli che abbiamo visto. In realtà abbiamo visto il Carrier Sense Media Access Collision Detection, in realtà poi c'è anche il Collision Avoidance per quanto riguarda le reti Wi-Fi. Noi non lo abbiamo trattato più di tanto, potremmo certamente fare una lezione. Avevamo visto il Carrier Sense Media Access Collision Detection, cioè sono quei sistemi che cercano di identificare se c'è la possibilità di collisione in modo da spedire i dati in modo tale da evitarle ancora in partenza, diciamo, per quanto riguarda la linea Ethernet, per quanto riguarda una connessione di tipo Ethernet. Per quanto riguarda una connessione di tipo Wi-Fi abbiamo il Collision Avoidance, che è leggermente diverso, non l'abbiamo trattato, magari faremo certamente una lezione. Inoltre si definisce quello che è la trama, ok, cioè quello che è chiamato, che viene chiamato frame a questo livello. Abbiamo visto che vengono chiamati frame, ok? La trama avrà semplicemente un certo tipo di formato, un certo tipo di suddivisione dei campi, ok? Ad esempio, come primo campo c'è il preambolo. Il preambolo non è altro che quella parte di informazioni necessarie a sincronizzare il clock del ricevente.
Quindi questo è per la sincronizzazione clock. Ok, poi abbiamo degli altri dati che servono per dire al ricevente dove iniziano i dati effettivi, che è questo, lo start frame. Poi abbiamo ulteriori informazioni, ovviamente, inerenti a che cosa? Ovviamente al MAC address del destinatario. Poi abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda il MAC address del ricevente, ok? E qui abbiamo 6 byte, come ci dovremmo ricordare. Qui abbiamo 6 byte, come ci dovremmo ricordare quando abbiamo trattato il tema. Lo start frame è di 1 byte, mentre il preambolo è di 7 byte. E poi abbiamo un altro campo che è l'header type. Lo scriviamo qui, l'header type, che è di 2 byte, mi pare. Qui si indica il protocollo, livelli superiori, dei livelli superiori. Ok, poi ci sono qui abbiamo ulteriori dati, è il payload, cioè il carico utile, sono sostanzialmente i dati che si passa da un 46 a 1500 byte. Poi c'è un ulteriore campo che è il cyclic redundancy check, in realtà viene chiamato FCS, cioè frame check sequence. Frame check sequence. Ok, e quindi il sottolivello Media Access Control disciplina l'accesso multiplo al canale condiviso, infatti è a ridosso del canale del livello fisico, e inoltre definisce quello che è la trama specifica dei dati che devono essere spediti. Ok, andando invece però a parlare del sottolivello LLC, la questione degli hack l'abbiamo studiata in altri video inerenti i protocolli di comunicazione. E li abbiamo visti ad esempio quando abbiamo parlato di stop and wait, l'abbiamo visto con go back n e l'abbiamo visto anche con il selective repeat. Se noi andiamo a vedere questi video, capiamo il funzionamento degli hack. Per quanto riguarda il controllo del flusso dati, dobbiamo dire questo: dobbiamo fare un po' di spazio, niente di particolare. Qui cancelliamo la parte sotto. Il controllo del flusso dei dati è molto semplicemente quando il mittente deve spedire dei dati al ricevente, in realtà il ricevente ha un buffer. Che se state studiando informatica sapete benissimo che cos'è, ma in realtà, volendolo spiegare a chi non è solo curioso di capire un po' come funzionano le cose e non vuole addentrarci troppo nella materia, è come un contenitore nel quale il ricevente va a pescarsi i dati mano a mano che il mittente li spedisce, perché il mittente quando li spedisce vanno direttamente nel buffer, diciamo, del ricevente. Se il mittente spedisce una quantità enorme di dati che il ricevente non riesce a gestire, questi dati vanno nel buffer. Mano a mano che il buffer si riempie, inizia a perdere informazioni. Ok? E quindi serve un sistema, appunto un controllo di flusso, che permetta al mittente di capire come esattamente gestire la spedizione dei dati. Se questo non viene fatto, il ricevente ovviamente inizia a perdere dei dati e c'è bisogno di rispedizione perché cominciano a venire meno gli hack e quindi ci sono dei problemi a tal proposito. Questo è il livello logico, il sottolivello logical link control è quello che va a fare nello specifico. Bene ragazzi, spero per il momento di essere stato utile e ci vediamo alla prossima.